fare questo discorso. Se tu dovessi interrogare il tuo desiderio, tu pensi che quello che prevale nel tuo desiderio della persona da cui vuoi essere amato, della persona che tu vuoi amare, perché questo è il desiderio poi, no? Nella sua cifra, diciamo, sessuata perlomeno, non appartiene a una qualche dimensione del tuo immaginario? Adesso, ci allontaniamo un po' dalla sua opera, però secondo me è un discorso interessante, capita poche volte di farlo. Quali sono i caratteri del tuo desiderio, cioè dell'oggetto che tu desideri, o soggetto che tu desideri, chiamiamolo come vogliamo? I miei sono cambiati nel tempo, ad esempio. Se prima erano legati a un immaginario con dei certi canoni che sicuramente mi attiravano, adesso sono un po' più. Puoi esplicitare i canoni? Ah, vabbè. Sì. Ma però cioè non cambia niente, Per curiosità. Per me, ad esempio, a me non sono mai piaciute le persone alte, ad esempio. Perché? Chi lo sa? Perché? Non lo so. Per anni non li ho frequentati perché mi fanno paura. Poi li ho frequentati e effettivamente è bello stare accanto ad una persona molto alta perché compensa il mio senso di frustrazione. Poi io penso di non devo assecondare i miei desideri, che sono spesso i miei impulsi. Impulsi che sono di che tipo? Estetico? No, riguardo ai miei desideri, sì. Che poi è il primo impatto, cioè, quando vedi un estraneo, cioè non può essere diverso. Sì, ce l'ho questo impulso, ma mica posso stare con tutti, nel senso che medio un attimo, rifletto, cioè non è che tipo, non questo placare il desiderio cosa significa? Cioè, se no diventa un loop pure quello, no? Io non voglio entrare nel loop delle bamboline che girano continuamente per placare un desiderio o manifestare un desiderio. Io personalmente l'impulso lo sento, lo vivo, certe volte finisco nel vortice e molto spesso invece non ho la necessità di placare tutti questi miei desideri e ne ho tanti. La tua riflessione ha fatto un'indica. Proprio il desiderio dell'aspetto così estetico, no? Cioè che si attiva perché vedi, ti appare una figura femminile. E devo dire che me ne sono accorto alla fine delle mie storie. Sono croce, quindi. No, racconto proprio l'episodio. Una volta che salgo sul tram, e vedo una, chiamato desiderio, una vedo una donna che mi attrae, guardo il volto e comincio a riconoscere che c'è uno schema, no? Che ripete le forme del mio desiderio. Realizzai che dico, cavolo, mi attraggono questo tipo di figure femminili. E lì ho cominciato a crederci. No, a diffidare del mio desiderio. Di queste figure, queste forme. Ah, di diffidare, perché tu dici, questi tanto mi perdono. Sì, io ho detto no, basta. E da allora... Ah, io questo step l'ho superato. Mi sono fregato. Parlando degli anni 80. Mi sono fregato da solo. Quindi voglio dire, ora, secondo me, anche in queste forme istintuali, estetiche, che tu hai legate alla tua esperienza, alla tua storia, che ne so, chissà quando si sono formate. In realtà il desiderio lì parla in maniera prepotente, che anche in quella forma lì c'è un imago dell'immagine, no, che parliamo di queste cose, perché questa questione che ha a che fare, no, ma è vero, io la ha a che fare con qualcosa di profondo. Io un po' la butto al cesso questa cosa che dici per mia attitudine, però hai ragione, c'è un imago. Sì, c'è un imago. Nelle donne è meno definita di solito l'imago, sì. Negli uomini di solito è più definita. Poi si può fare un discorso sulla madre, però non psicologizzerei più di tanto, a me interessa il dato fattuale. Il dato fattuale è che Renato Tomba, che è un uomo molto evoluto, molto colto, molto, ha un imago. Cioè, e anch'io ho un imago, io ce l'ho un imago, sono assolutamente, ed è anche molto, molto, molto precisa la mia imago. Perché l'imago è il fondamento. Del desiderio, nel senso che poi il resto, secondo me, sono sovrastrutture. Cioè, la cosa vera, di quando almeno io parlo per me, secondo me, credo possa parlare anche per grazie, me. Cioè, riconosco ed è nato la stessa cosa. Cioè, quando io vedo una donna che ha un, cioè, che ovviamente sono precise, ma all'interno di una gamma, no? Quindi non è una roba così. Però ci sono certe caratteristiche molto, molto chiare nella mia mente, e quando le vedo,
scatta immediatamente un'attrazione. Dopodiché mi interesso della persona, come se dire, no? E se anche la persona non mi va troppo bene, l'imago è prevalente. Parliamoci chiaro, cioè in tema di desiderio, in tema di relazioni, perché poi l'imago è quella che la tiene in piedi dal punto di vista del desiderio. Ora, poi naturalmente le relazioni evolvono e ci sono relazioni che vanno oltre il desiderio, cioè oltre la sessualità, per parlarci chiaro. Ma la sessualità, secondo me, rimane il motore di fondo poi dei nostri movimenti dinamici nelle relazioni tra i sessi, perlomeno. Sì, magari sì. Quello sì, però non è per forza legato all'imago iniziale, secondo me. Non iniziale, senso, può evolvere. Esatto. Quindi il desiderio è prevedibile. È prevedibile chi può intercettare il tuo desiderio. Cioè io quando entro in una stanza e vedo 10 donne... È prevedibile? È imprevedibile. È l'assenza, il desiderio è l'assenza, è l'attesa di quello che non sai, non di quello che conosci. Io in qualche modo la vedo sempre come il desiderio è qualcosa che cerchi nell'altra persona perché tu non ce l'hai, no? È quella parte di te che senti o che ti manca o che vorresti esaltare, che... Ma in qualche modo è qualcosa che tu non puoi prevedere e accade... Sì. In un dato è un momento, accadimento in virtù di elementi di una configurazione è un'attesa di qualche cosa che non si sa cosa sarà. Certo, sei la prima persona che sento dire una cosa del genere. No, perché, ma è interessante, ma è una anche per te visione... sì chiaro che un innamoramento può partire anche a scoppio ritardato. Una persona che non ti attrae, poi la conosci meglio, poi scopri, poi vedi, poi cioè, e allora parte, no? Però io sto parlando di quello che fa la differenza, cioè io credo che ognuno di noi quando si muove nel mondo è attratto da qualcuno ed è indifferente ad altri, è disgustato da altri, cioè questo accade continuamente. Sì, ma io credo che questa cosa... Sei indifferente alla maggior parte. Esatto, certo. E ogni tanto tac, vedi quella cosa e dici, cazzo, come mi piacerebbe conoscerla. No? Quella è la narrazione che tu fai. Che te lo fa riconoscere. Desiderio. Ed è falsa secondo te? Sì. Beh, se il desiderio istintuale ci fai una narrazione. Un viaggio. No, è una raccolta di segni che corroborano la tua... Però l'innamoramento è quello. Ma no. Cioè l'innamoramento è esattamente selezionare un insieme di segni dentro una compagine più ampia. Sì, però non è che la definizione di Rolambat, però secondo me è verissimo. Cioè, a un certo punto ci sono un insieme di segni che, scusa, ti attraggono, che tu isoli dentro a una compagine di segni più ampi. Sì, una narrazione, una razionalizzazione questa, chiaro? Sì. Vabbè, di questo è una narrazione, no, però, è una narrazione. Che non è discrezionale, è la narrazione che narra del tuo desiderio. È di superficie, cioè l'impatto iniziale è di superficie. Tutte cazzate, mi dispiace dirlo. Cazzate, no. Poi dal punto di vista è sempre relativo. No, no, perché mi dispiace dirlo? No, è rovinarmi queste cose. Questa è veramente rimanere a un livello troppo elementare. È potente. Tutto quello che è stato. Solo riconoscere quello. Elementare. Proprio quello che è interessante. Allora, basta. Aspettiamo altre forme di attrazione. Beh, infatti è raro averla. Quello che poi sì, in realtà andare oltre la superficie. Ora, allora la domanda a questo punto, visto che è così raro, dobbiamo puntare tutta la nostra vita su questa realtà oppure ci sono altre possibilità? Si sublima con l'arte. Stavo parlando con l'arte. Anche volendo.